Mexico. Gregory Fletcher, la schiaccia impazzita. Beh, si può iniziare, Gregory Fletcher contro Paul Jackson subito, entrambi molto agili, ma Gregory Fletcher fa proprio della agilità per il suo essere spericolato, il suo cavolo di battaglia. Attenzione ancora, subito, Nathan Dropkick, la parte di Fletcher. Vabbè, d'altronde se dovesse battere il campione da WLF, dopo la rivincita di Antox Revor potrebbe essere lui ad avere una prima chance. Lui ha avuto più una chance per il titolo internazionale che per il titolo da WLF, pensare un po'. Revor, attenzione, subito, niente a fare, con Jason molto bravo qua, alle spalle, ma Revor, ma scusate, ma Fletcher, niente a fare con Drop Salt. Andrà a fare un drop salt e Paul Jackson passino con il suo bulldog. Onestamente Paul Jackson è più esperto, anche ha un'esperienza di un anno in WWF, ma rispetto a Gregory Fletcher è un'esperienza di 3-4 mesi, insomma, quindi ancora, diciamo, un esordiente, un debuttante, un rookie possiamo chiamarlo. Quindi drop salt intanto, però è un Gregory Fletcher che lo aspetta a barca. Attenzione, e va completamente a volo qui con il springboard crossbody, tanto che Paul Jackson ne vuole approfittare mirando alle braccia stranamente. E lo droppa, è accostato lui per la spear, è ottimo, ottimo Paul Jackson qua, reagisce molto bene Paul Jackson, high kick, anzi spinning kick il suo, ottima manovra da parte di Paul Jackson. Attenzione qua, attenzione, oh, prende a buona, attenzione, Jackson Matic. Ottima manovra questa, questa è un'ottima manovra. Ma già sono una grande varietà anche di mosse finali oltre alla spiera, la Jason Crucial, manovre che erano praticamente tutte del fratello, quindi non è che abbia modificato molto, non c'è stata molto molta originalità. Ma Jason poi ha avuto la fase della sua carriera in cui era uno spericolato vero e proprio, l'altra fase in cui alcune volte poteva essere spericolato, altre volte magari era più, come posso dire, era più un motociclista come un po' oggi Paul Jackson. Attenzione, Gregory in salto, vada a paletto, l'aspetta, attenzione, a qua Paul Jackson non è lì a correre le biciclette, lo va a prendere, super Andretto, che manovra, bella manovra qua. E attenzione a Paul Jackson, attenzione a Paul Jackson, lo rilassa. Fletcher qua ha messo malissimo, infatti lo prende, body slam. Attenzione lo gira, attenzione lo gira qua, e lo prende Jason Roots, scusate, cross Jason. E beh, penso che può essere la fine per Gregory Fletcher. 1, 2, e non basta, non può bastare questo. Attenzione alla risposta di Fletcher, ancora, fanno lo schieramento, Crucifix, 1, 2, appena due, ancora, ma già l'hai seguita questa manovra, l'ha già eseguita questa manovra. Attenzione, allora l'ha provvita Fletcher, Monkey Flip, e poi Bulldog, incredibile, Fletcher può andare a segno con SOS, SOS, incredibile, 1, 2, non basta, non basta, attenzione, va a segno ora, va finita, va a segno, shooting, sta presto a segno, 1, 2, credo, non ci credo, e non ci crede neanche lui, neanche Gregory Fletcher, SOS, poi, incredibile, drop salt. Stavolta non può sbagliare, crossbody, va di nuovo dal paletto, ma forse sta commettendo un errore, attenzione, e no, nessun errore qua, a parte di Gregory Fletcher. Attenzione però Paul Jackson, attenzione a Paul Jackson, si è rimesso in piedi con il pop, spin kick, attenzione, anzi back kick, cup kick, ancora di nuovo Fletcher va a vuoto e va a segno con un flotto neck breaker perfetto. Paul Jackson va a chiudere, 1, 2, e non basta, ma attenzione per la risposta di Fletcher, overdrive,
vincere il match. Eh sì, Jason Cushion, Jason Cushion, grande incontro. Ma stavolta poi Jason ha scritto la parola fine. 1, 2 e 3, poi Jason trionfa, sconfigge Gregory Fletcher, la schiccia impazzita della WWF dopo un grande incontro. Grandissimo incontro tra i due, ma alla fine l'esperienza, la maggior determinazione ha fatto la differenza. Invece andiamo nella, nella stanza bianca dove troviamo l'ex campione WWF, ovvero Alexander. You know what? I should be angry, and on one hand I am. But I know Stefandrew will never beat me after that fluke. Stefandrew, start to count. Because it's immersal, you will be ridiculed with the shortest reign of WWF champion of history. Just like Mr. Goofo's reign. Dunque sembra che anche Alexander voglia lanciare la sua sfida per SummerSlam. Dunque promette che questo sarà il nostro main event nel più caldo dell'estate, 1 settembre 2020. Alexander cercherà di rivincere il titolo perso 7 giorni fa contro il detentore Stefandrew. Esserci ascoltata, aver ascoltato la theme song di Robin Fresh, possiamo dire che il match può iniziare.
si possono aprire le danze. Super rapide fresh all'assalto. Rapide fresh che dalla terra assomiglia molto a Paul Mancio, a Paul Mancio almeno del tempi più remoti. Quel tatuaggio lì sull'occhio, è vero che lo fa sempre tutto tranne lo rap. Ora però qua attenzione, entra a fare un po' alla Gitano, no? Questo Rapide Fresh Gitano, NJK, Machine Gun Kelly, un misto sul ring, però è molto bravo. Lui ha lottato molto a New Year's Wrestling Star sia nella prima, mi sembra, nella seconda stagione, scusate, è arrivato secondo appunto durante la fight contro Alexander. E poi, se non sbaglio, sì, e poi è stata l'ultima edizione, ma non l'ha vinta neanche quella. Però è uno che comunque ha lottato molto per raggiungere la WWF insieme a Dedo. Forse i due che meritavano di più. C'era anche un certo Van Lettera che a me piaceva molto. E che secondo me con un aiuto anche dall'esterno, no? Un aiuto di qualche manager importante avrebbe potuto fare passi da gigante in quel WBF e potrebbe davvero raggiungere i grandi traguardi. Ora però attenzione, prima grande manovra, Rolling Swing Neckbreaker da parte di Robert Fresh, il bastegno con questo suplex. Roxanne qui non se l'aspettava, ma attenzione, back body drop. Saluto all'indietro da parte di Roxanne. Guarda Rapide Fresh, una scheggia impazzita quest'oggi. Beh, riuscito, attenzione all'arbitro. Beh, d'altronde le due coppie si dovranno sfidare a SummerSlam, ma titoli di coppia in palio, titoli che hanno vinto quelli da News and Gang a One Night Only due mesi fa. Sì, più di due mesi fa alla fine. Attenzione, che succede qua? Oh, Roxanne fa collidere con la spalla contro il paletto Rapide Fresh. Mamma mia, che botte. Poi attenzione, Gutbuster. Ottimo, ottimo Roxanne. Deve continuare così con queste manovre semplici ma efficaci. E Roxanne non è uno che va, è uno che va sempre al sodo, quindi è difficile anche batterlo per questo atteggiamento. Lui è abituato, no, per le strade vivere così, devi vivere al momento e quindi non puoi pretendere troppo. Ed ecco il back body drop, mentre Rapide Fresh magari vuole dare anche più spettacolo. E invece Roxanne, tutta la crudeltà, la quentezza dei suoi colpi, lo butta giù Roxanne. Attenzione, bene, possiamo dire tutto a quelli della News League Gang, ma non che non abbiano determinazione. Volevano vincere i coppi alla fine, dopo sì, al terzo tentativo, però ci sono riusciti. Questo dimostra come c'è sempre stata una sorta di alleanza e di coesione, e questo anche e soprattutto grazie a Roxanne, che secondo me è quello che ha voluto di più questi giro di coppia. Beh, il match è certamente molto interessante, così come potrebbe essere interessante il match tra Dedo e Chris Anthony. Eh sì, a quanto pare settimana prossima avremo uno scambio di lottatori. Dedo affronterà Chris Anthony. Attenzione qui, super back suplex, pazzesca la manovra di Rapide Fresh che mette Roxanne alle strette. Qua Roxanne stavo messo veramente le strette, mentre vorrei ricapitolare quanto ho corso in questo episodio di WWF Rising Sun fino a questo momento. Beh, abbiamo avuto l'annuncio del nostro main event con un Nico Sancecco, hanno detto non siamo solo noi due, ma avremo, prima della fine della puntata conoscerete il nome del terzo componente, ed allora capirete che noi non ci basiamo solo sul passato. Questo vuol dire che forse il terzo componente non fa parte del passato. Ora bisogna soltanto attendere il main event e vedrà The Slagon quindi contro Nicholson. Poi insomma abbiamo visto il tradimento di FMO che ha lasciato Simark da solo dopo averlo colpito. E un Simark che è stato poi devastato da Venna con la Kimura Lock facendo la struttura cedere.